Disoccupazione giovanile a Siena, oltre un giovane su quattro non trova lavoro. Fondi commerciali, la diaspora dei negozi nel centro storico di Siena. Scaduto oggi il termine per la presentazione del progetto per lo stadio, ma tutto tace. Atletica Irene Siragusa con la nazionale a Istanbul per i campionati europei indoor. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera, benvenuti al TG 91. Cresce la disoccupazione giovanile in provincia di Siena. Necessario quindi intervenire con progetti ad hoc per unire formazione ed esperienza lavorativa. La Camera di Commercio ha sviluppato un percorso per la certificazione delle competenze professionali con alcuni studenti senesi. Vediamo i servizi di Veronica Costa. Preoccupa la disoccupazione giovanile, infatti nel territorio della provincia di Siena un giovane su quattro non trova lavoro. Necessario quindi intervenire attraverso un arricchimento dell'offerta di lavoro con percorsi ad hoc. Purtroppo la disoccupazione giovanile è ancora molto alta, si parla appunto di oltre un giovane su quattro che non trova lavoro nel territorio della provincia di Siena, e questo si accompagna purtroppo ad un mismatching tra domanda e offerta di lavoro che ancora è aumentato nell'ultimo periodo rispetto allo scorso anno di ben 14 punti percentuali. Si parla quasi di sfiorare un profilo professionale su due che le nostre aziende non riescono a trovare sul mercato del lavoro. Di qui la necessità proprio di arricchire l'offerta di lavoro, anche certificando competenze e andando anche soprattutto a sollecitare un accompagnamento sempre più verso percorsi di carattere tecnico, di carattere scientifico, che sono fortemente ricercati dalle nostre aziende, soprattutto ecco, in un territorio come questo dove ci sono anche competenze particolarmente elevate nel mondo della ricerca e dell'innovazione. Fondamentale puntare sulla formazione dei giovani, accompagnata però da esperienza professionale. Devo dire, per quanto riguarda anche i fabbisogni che il nostro sistema camerale di Excelsior ogni anno stima, e per quello che riguarda le assunzioni, il fabbisogno occupazionale, ci dice appunto questo studio di Excelsior che oltre il 75% delle nostre imprese va alla ricerca di personale che ha esperienza. Per supportare le imprese e per aiutare coloro che sono in cerca di occupazione, la Camera di Commercio ha sviluppato un percorso che attraverso uno specifico portale è in grado di attestare e certificare le competenze maggiormente richieste dalle imprese. Un elemento strategico molto importante per tutti coloro, ad iniziare dai giovani che sono in cerca di occupazione. La Camera di Commercio di Arezzo e Siena ha attivato un nuovo servizio in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia di Siena, che va a certificare le competenze extracurriculari degli studenti nei settori della meccanica, della meccatronica, ma soprattutto del turismo. Si tratta di verificare il livello di competenze acquisite nei percorsi per le competenze trasversali di orientamento, cosiddette alternanze scuola e lavoro, e ovviamente ecco, una verifica delle competenze che poi sfocia in una certificazione che le aziende possono ottenere per appunto avere la certezza che lo studente lavoratore in quel caso ha acquisito nella sua attività professionale e studentesca quelle competenze. Ad aderire al progetto sono state le scuole del settore turismo e meccatronica della provincia di Siena. Queste potranno offrire ai propri studenti un servizio di certificazione delle competenze terzo erogato dalle Camere di Commercio. Che il nostro istituto in realtà ha tre anime: il Caselli, che è il polo commerciale professionale, l'alto professionale, l'istituto Marconi, altra scuola storica a Siena, affiancato anche dal liceo linguistico Monnagnese con il tecnico per le BE tecnologie. Quindi un istituto con forte valenza professionale, addirittura ci stanno chiedendo in certi settori i ragazzi, e purtroppo non abbiamo abbastanza studenti per poter risolvere le richieste del l'azienda stessa. Sappiamo che ci sono delle attività previste proprio da normativa relativamente ai
le attività da fare, i tirocini formativi, il PCTO durante le lezioni, un forte numero di ore per ragazzi dei tecnici e dei professionali, meno per i licei. E riusciamo addirittura a far fare queste attività non solo nelle aziende del territorio, negli uffici, negli enti pubblici, ma anche all'estero con tutta una serie di progettazioni Erasmus. Un netto calo del commercio al dettaglio, in aumento invece bar e ristoranti. È questo quanto è emerso in sintesi da uno studio della Confcommercio che ha analizzato la demografia delle imprese dal 2012 al 2022. Ce ne parla Filippo Megliattini. A Siena 100 attività di commercio al dettaglio hanno chiuso nei 10 anni che vanno dal 2012 al 2022. Questi dati emersi dall'ottava edizione di Demografia di impresa nelle città italiane, lo studio condotto dalla Confcommercio. Le uniche attività in crescita nel decennio esaminato sono bar e ristoranti e i dati sono in linea con quelli raccolti in altre città toscane con caratteristiche simili a Siena. Secondo il direttore di Confcommercio Daniele Pracchia, a influire sulla chiusura delle attività al dettaglio sono stati principalmente l'avvento dell'online e il costo degli affitti. La pandemia, tra i vari effetti che ha prodotto anche un incremento del ricorso al commercio elettronico. Questo ha prodotto da un lato una riduzione, diciamo, del ricorso al commercio tradizionale, quindi punto vendita sotto casa o comunque di prossimità. In più dobbiamo dire che Siena, rispetto ad altre province, il mercato immobiliare a Siena, soprattutto per quanto riguarda la parte dei fondi commerciali, non ha avuto un andamento decrescente così marcato, anzi. E poi c'è quello che si è visto anche un po' negli ultimi mesi, l'abbandono di Siena da parte di marchi importanti della distribuzione. Lo studio riporta i dati suddivisi tra attività di commercio al dettaglio fuori o dentro il centro storico. Il calo è stato simile, ma secondo Pracchia anche il piano operativo varato dal comune di Siena non avrebbe aiutato lo sviluppo all'interno delle mura. Continuiamo a essere molto critici rispetto al piano operativo, che qualcuno ne dica e ne faccia un elemento di vanto, ma per noi il piano operativo rappresenta un elemento di forte discriminazione, perché sostanzialmente è intervenuto solamente aumentando le superfici di media distribuzione a corona della città e poco o nulla si è fatto invece per quanto riguarda l'impianto storico della città, quella dentro le mura, dove invece ci sarebbe maggiori necessità di intervenire. I fondi commerciali sfitti sono il segnale tangibile di una contrazione del piccolo commercio al dettaglio. Una sofferenza che si nota ancora di più nelle vie più belle del centro storico cittadino. Viola Carignani. Là dove un tempo c'erano negozi di vicinato e piccole attività commerciali, oggi c'è la desolazione. In vendita o in affitto i fondi delle vie più belle del centro storico di Siena non sono più appetibili. Una tendenza cominciata anni fa. Se trovare un fondo in affitto per aprire un'attività era difficile nella città del Palio, oggi la scelta si presenta ampia e variegata. Via Montanini, la via elegante del centro, ha ormai perso il suo smalto. Moltissimi fondi vuoti e tanti piccoli negozi di scarsa qualità. Per arrivare poi alla Torre dei Malavolti, un tempo punto strategico e ambitissimo, oggi in attesa di un nuovo inquilino dopo aver cambiato tante insegne. Una tendenza che desta preoccupazione e avvalora i dati forniti da Confcommercio, che segnala la perdita in circa 10 anni di oltre 100 attività al dettaglio dentro le mura. Tante le cause, ma quello che conta ad oggi sono i fondi sfitti, sinonimo di poca vitalità. Gli unici che sembrano esistere sono le grandi catene, i franchising e i negozi cinesi o pakistani che appiattiscono l'offerta commerciale a scapito dell'artigianato locale. Scuola e lavoro si uniscono anche nel progetto Iconos del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto Piccolomini, presentato alla Pinacoteca Nazionale di Siena. Gli studenti hanno fatto da accompagnatori museali ai bambini della scuola Mattioli. Veronica Costa. Si chiama Iconos, il progetto di alternanza scuola-lavoro per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto Piccolomini alla Pinacoteca Nazionale di Siena. Un percorso cominciato con lezioni interdisciplinari a scuola, per poi passare alle lezioni scientifiche a cura dell'Orto Botanico di Siena e dell'Accademia dei Fisiocritici, per concludersi con lezioni alla Pinacoteca Nazionale di Siena.
e c'è un allontanamento dei giovani dal mondo della natura e noi volevamo proprio andare a ricercare quelle piante e quegli animali che erano suscettibili di un'interpretazione simbolica, quindi siamo andate a lavorare nella civiltà classica, abbiamo preso alcune piante, alcuni animali, abbiamo visto questo travaso nella civiltà medievale, rinascimentale in Pinacoteca e speriamo che davanti al bombardamento iconico che da tante parti c'è nel nostro mondo i ragazzi abbiano uno strumento in più per decodificare questo linguaggio. I ragazzi hanno imparato come si svolge una visita guidata e come si prepara il materiale informativo e si sono sperimentati come accompagnatori museali per alcune classi prime della scuola secondaria di primo grado Mattioli di Siena. Allora, ci siamo divisi inizialmente in gruppi e per ogni gruppo ci siamo divisi le opere che avevamo analizzato quando nei pomeriggi eravamo venuti qua a sentire le spiegazioni. E poi ci siamo divisi anche le parti delle opere da dire e c'era anche qualcuno all'accoglienza fuori dall'entrata della Pinacoteca che invitava la gente ad entrare e poi spiegavamo un po' quello che erano le opere che c'erano state assegnate. Sicuramente ci ha introdotti a come rapportarci con le persone, soprattutto con i bambini, visto che il nostro liceo è quello delle scienze umane. Un momento importante per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e a quello dell'arte, di cui la Pinacoteca è uno dei luoghi simbolo della città. Poi abbiamo bisogno di passaparola e non c'è meglio di un passaparola che sia capace di parlare nel modo più semplice e di parlare direttamente alle persone che hanno bisogno di questo approccio. Quindi io sono molto favorevole a questo passaggio diretto tra persone della stessa generazione e c'è da lottare contro forse la fine di un certo tipo di conoscenza storica, biblica e quindi questi giovani sono veramente il futuro dei musei, cioè abbiamo proprio bisogno di loro. Adesso parliamo di politica, sempre in vista delle amministrative, Ricciarello magico, ogni candidato ha il suo. Così Massimo Castagnini in vista delle amministrative di maggio. E intanto spunta una lista a suo sostegno con il nome di De Mossi. Cristian Lamorte. Credo, pur con il rispetto, verso rispetto per tutti, ciascuno al suo interno ha, chiamiamolo, un Ricciarello magico. Anche gli altri candidati, se vogliamo andare veramente nelle loro composizioni. Nelle loro composizioni un po' di ricciarelli magici ce l'hanno. Il candidato sindaco Massimo Castagnini replica così durante la trasmissione Buongiorno Siena alla domanda sul sostegno di un ben delineato gruppo di potere, un male o un bene comune a tutti i candidati, a quanto sostiene Castagnini, che ha anche annunciato le liste che lo sosterranno, 4 con ogni probabilità, una con tanto di nome dell'attuale sindaco De Mossi. Una lista Castagnini sindaco, poi c'è una lista di Siamo Siena che è la lista di Leonardo Tafani e poi Siena Docche che è la lista di Chiti e di Marco Paglialunca, poi dovrebbe esserci, ci stiamo lavorando, anche una lista De Mossi. E la continuità con l'attuale primo cittadino non è certo un mistero nella candidatura Castagnini. Fu lo stesso De Mossi a tesserne le lodi lanciando di fatto la sua candidatura. E ora Castagnini ricambia tessendo le lodi dell'operato dell'attuale giunta. Io dico che sono in continuità nella discontinuità, perché il ruolo di sindaco ognuno lo interpreta secondo quelle che sono le sue caratteristiche. Devo dire che il sindaco De Mossi ha amministrato non bene, molto di più bene che bene. Nel senso che se noi andiamo a vedere quelle che sono le manutenzioni ordinarie della città, ha fatto tantissimi lavori, mi riferisco alle asfaltature, a marciapiedi, rotatorie, alcuni cantieri sono ancora in essere. A 48 ore dall'elezione della nuova segretaria Dem Elly Schlein, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle attende le prime mosse del nuovo PD e capire se poter iniziare un percorso di interlocuzione con il centro-sinistra. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Qualcosa si muove nel centro-sinistra locale dopo la vittoria di Elly Schlein nella corsa alla segreteria del Partito Democratico. Il netto risultato ottenuto in provincia di Siena e in città dalla candidata italo-svizzera rafforza il legame che guarda a sinistra tra Anna Ferretti e indipendenti e progressisti, mentre si allontana ogni possibile alleanza con Italia Viva. Sull'ala più progressista anche il Movimento 5 Stelle starebbe a guardare i primi passi della neo-segretaria che
con quel mondo condivide molte battaglie e temi ideologici. Al voto si vede che è uscito chiaramente la voglia di cambiamento degli elettori del PD. Una voglia di cambiamento che rispetto alla politica titubante portata avanti finora dal loro partito di riferimento. Ci auguriamo che d'ora in poi si possano trovare delle sinergie per portare avanti temi comuni. Le nostre posizioni sono chiare, sono note a tutti e quindi siamo pronti a parlarne fin da subito. Un'interlocuzione tra il centro-sinistra e Pentastellati a Siena potrebbe essere possibile però solo se l'iniziativa a collaborare arrivasse direttamente dai livelli nazionali e regionali. In questo momento vogliamo vedere cosa veramente farà Elly Schlein e vediamo un po' se veramente tutto quello che ha detto verrà portato in atto. Prima di tutto noi parliamo di temi. Quindi sanità pubblica, acqua pubblica, qui in Toscana abbiamo ora il problema della multiutility. È normale che il livello regionale poi si ripercuote in quello locale, è logico, anche perché come quello nazionale, anche perché se c'è una certa politica, la politica è sia a livello nazionale che regionale che locale. E quindi noi aspettiamo veramente di vedere cosa questo nuovo corso porterà. Cambiamo argomento e torniamo a parlare della questione sui lavori dello stadio Artemio Franchi. Scadeva infatti oggi la proroga per presentare il progetto al Genio Civile. Ancora però tutto tace. Filippo Meiattini. Una resa dei conti troppo silenziosa. È scaduto oggi il termine ultimo imposto dal comune di Siena alla Robur per la presentazione al Genio Civile di un progetto relativo ai lavori allo stadio Artemio Franchi. Niente però si sarebbe mosso. Sabato 25 febbraio il presidente del Siena Calcio Emiliano Montanari e il primo cittadino Luigi De Mossi si sono incontrati nella pancia dello stadio proprio per parlare di questa scadenza. Dalla riunione tra i due sembrava, almeno in apparenza, che una soluzione condivisa sarebbe stata possibile, ma il silenzio odierno addensa pericolose nubi grigie nella zona del Franchi. Qualche settimana fa, durante la trasmissione fuori campo, il geologo Federico Castellani, ingaggiato dal Siena per effettuare il sopralluogo allo stadio, ha raccontato di non aver ricevuto il compenso pattuito per il lavoro svolto. Di conseguenza, se i professionisti che hanno lavorato ai progetti non dovessero ricevere quanto concordato, il rischio che al Genio Civile, da parte del Siena, non arrivi nulla è concreto. Il comune di Siena resta in attesa, ma se nella giornata di domani non dovessero esserci ulteriori sviluppi, la vicenda dovrebbe andare per vie legali e il Siena rischierebbe di perdere la concessione per l'utilizzo dello stadio. Non credevano ai loro occhi le ricercatrici e i ricercatori dell'Università di Siena e del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici durante uno dei tanti campionamenti effettuati a Trento, dove hanno infatti trovato una lumaca appartenente a una specie sconosciuta. Viola Carignani. Si chiama Barcheriella museensis, è una lumachina di 2 cm che appartiene a una famiglia di molluschi terrestri, sconosciuta alla scienza, che è stata individuata dai ricercatori dell'Università di Siena e del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici durante uno dei campionamenti nella serra tropicale del Muse di Trento. Sia a Trento che in altre città d'Italia abbiamo trovato numerose specie aliene, di cui alcune mai segnalate prima in Europa. Ma a Trento in particolare un qualcosa di ancora più speciale è stato trovato, perché una piccola lumaca che abbiamo trovato nella serra tropicale è risultata appartenere a un gruppo poco diffuso di molluschi terrestri e sostanzialmente a una specie sconosciuta alla scienza. Si tratta appunto di una lumaca di massimo 2 cm di lunghezza della famiglia dei ratuisidi, che è una famiglia poco diffusa e anche poco studiata, che troviamo dall'Asia orientale fino all'Australia. L'origine di questa specie che abbiamo trovato è ignota, non sappiamo da quale parte di questo areale possa provenire. Si tratta di una scoperta abbastanza eccezionale. Poco diffusa e studiata, è presente dall'Asia orientale fino all'Australia. Il ritrovamento è stato descritto su un'importante rivista scientifica e viene anche spiegato il suo nome. In questo caso abbiamo deciso di chiamare questa specie Barcheriella museensis. Il nome del genere è dedicato al malacologo neozelandese Gary Barker, mentre invece il nome della specie è ispirato proprio al vostro museo. Museensis, appunto, è dedicato alla vostra istituzione.
L'areale di origine rimane ancora un mistero, non essendo conosciuta in natura, ma potrebbe collocarsi in Asia orientale o in Australia, visto che la famiglia a cui appartiene è diffusa in quelle aree. Siamo qui al Muse perché è una delle aree di studio del nostro progetto di ricerca, che riguarda anche altri musei scientifici dotati di serre, di orti, ma anche altri orti botanici, come ad esempio il Giardino della Biodiversità dell'Orto Botanico di Padova. La nostra area di indagine è quella della xenodiversità dei molluschi terrestri e di acqua dolce, quindi quella componente della biodiversità caratterizzata dalla presenza di organismi alieni. È stato presentato oggi il calendario degli eventi che accompagneranno l'8 marzo, la festa della donna, per diverse settimane in tutta la provincia di Siena. Per noi c'era Viola Carignani. Diamo pace alle donne. Con questo slogan Siena celebra la festa della donna con un mese di eventi dedicati in tutta la sua provincia. A fare da coordinatore la provincia di Siena con la consigliera Giulia Periccioli e la consigliera alle pari opportunità Lucia Secchitarugi, entrambe in prima linea per mettere in fila e valorizzare tutte le proposte che vedono al centro la donna e il suo universo. Mi piace dare un significato a tutte le iniziative con la partecipazione di tutti gli enti, e quest'anno abbiamo dato il tema Diamo pace alle donne. Quindi Diamo pace alle donne inteso non solo ovviamente per i fatti, purtroppo, e sono noti a tutti, delle guerre in Iran, in Afghanistan, della resistenza delle donne per la lotta per la conquista dei loro diritti, ma anche diamo pace a tutte le donne in tutto il mondo che comunque ogni giorno lottano per l'affermazione dei propri diritti, perché purtroppo ancora ce n'è bisogno. Quindi all'inizio di ogni iniziativa che sarà inclusa nel nostro cartellone verrà letto un appello per la pace, quindi questo simbolicamente collega tutte queste iniziative. Il Comune di Siena, tra le tante cose, ha deciso per un dettaglio che potrebbe fare la differenza. L'assessore alle pari opportunità Clio Biondisanti ha scelto un modo silenzioso per ricordare alle donne che chiedono aiuto quale sia il numero da chiamare. Un numero di telefono che può fare la differenza, perché molte donne hanno bisogno di sapere che ci sono le istituzioni ad aiutarle, che c'è qualcuno lì fuori che le aiuta, e abbiamo deciso quest'anno sullo scontrino delle farmacie comunali verrà scritto il numero dei centri antiviolenza all'1522, di modo che tutte le donne che vorranno chiamare o comunque contattare sanno che c'è, e perché non è scontato, non tutte lo sanno, e invece noi abbiamo deciso proprio di pubblicarlo in tutti gli scontrini delle farmacie comunali. Ci spostiamo a San Gimignano. La legge di bilancio del governo Meloni rischia di far sparire tante scuole. Il comune di San Gimignano, a fianco con la regione toscana, faranno di tutto per mantenere l'istituto comprensivo di San Gimignano, che comprende scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La scuola Folgore di San Gimignano è a rischio a causa della legge bilancio del governo Meloni. L'appello del sindaco di San Gimignano Marrucci. L'istituto comprensivo Folgore da San Gimignano è a rischio per tutta una serie di motivi, quello dell'andamento demografico che colpisce l'Italia e che non risparmia neanche il nostro comune, ma anche per norme che negli ultimi anni a livello governativo si sono succedute, che innalzano i parametri del dimensionamento scolastico. Noi oggi finalmente, dopo anni di reggenza, abbiamo nell'anno scolastico attuale una dirigenza stabile, perché il governo a causa del Covid ha abbassato questo livello dai 600 previsti per legge ai 500 alunni. Le previsioni del governo Meloni nella legge di bilancio 2023-24-25 porta ad alzare questo limite dai 900 ai 1000 alunni. Significa fare fuori l'istituto comprensivo Folgore da San Gimignano, che è stato il primo istituto comprensivo costituitosi in Toscana, è stato uno dei primissimi negli anni 70 a sperimentare il tempo prolungato, soprattutto è una ricchezza per un territorio importante come il nostro. Noi siamo convinti che una soluzione possa essere trovata anche in Valdelsa, ma siamo anche convinti, e siamo al fianco della Regione Toscana, che attraverso appositi atti del Consiglio regionale, ma anche un'impugnativa della norma del governo che l'Avvocatura dello Stato ha ricevuto mandato dalla Giunta di fare, noi pensiamo che sia giusto che la Regione Toscana contesti questi parametri e soprattutto chieda in conferenza Stato-Regioni che siano le regioni all'interno che conoscono il proprio territorio
territorio a poter decidere all'interno di paletti uguali per tutta l'Italia il dimensionamento degli istituti scolastici sul nostro territorio. Su questa partita deve vederci, tutti impegnati. Il comune di San Gimignano, che ha lanciato l'allarme, farà sicuramente la sua parte fino in fondo. Ci spostiamo a Poggi Bonsi. A 35 anni dalla sua scomparsa, Poggi Bonsi non dimentica Stefano Lotti, calciatore 24enne scomparso a causa di un malore nello stadio che oggi porta il suo nome. Società, istituzioni, tifosi ed ex compagni di squadra presenti alla commemorazione. Simone Demianturi. Il 28 febbraio del 1988 Stefano Lotti morì durante un incontro di gioco nello stadio che oggi porta il suo nome. A distanza di 35 anni la società di calcio del Poggi Bonsi, le istituzioni comunali, i tifosi, gli ex giocatori lo ricordano nel giardino dello stadio, a lui intitolato. Graziano De Luca, portiere e capitano giallorosso nella stagione 87-88, che culminò con la storica promozione in C2, ricorda Stefano e Euliano Vettori, l'allenatore, che era in panchina quel 28 febbraio del 1988 e che è scomparso pochi giorni fa. Allora, che dire, siamo qui nuovamente al tondo a ricordare il nostro caro amico Stefano, che ci ha lasciato ormai da troppo tempo. Vorrei ricordare innanzitutto, soprattutto, anche noi ieri abbiamo accompagnato il nostro allenatore Vettori all'ultima sua dimora, dopo che lui ci ha accompagnato per tanti anni nei campi a vincere partite e a raggiungere promozioni. Che dire, Stefano lo ricordiamo sempre, tutti gli anni, perché è nostro dovere, è nostro piacere averlo sempre nel cuore per quello che ci ha dato. Ma non solo sotto l'aspetto calcistico, perché era uno che non si fermava mai, ma sotto l'aspetto umano, perché era un ragazzetto che noi abbiamo tirato su qua e ci ha dato tante soddisfazioni sotto quell'aspetto. Un bravissimo ragazzo, un bravissimo giocatore, e vale la pena ricordarlo per sempre, e per sempre rimarrà nei nostri cuori. E adesso la pagina sportiva. Per la 22esima volta Irene Siragusa indosserà la casacca della nazionale azzurra. Questa volta lo farà ad Istanbul per i campionati europei di atletica leggera indoor. Sentiamo. La velocista collegiana Irene Siragusa è appena atterrata ad Istanbul, dove nel prossimo fine settimana parteciperà ai campionati europei di atletica leggera indoor. È la 22esima convocazione in azzurro per l'atleta valdelsana ed è la sua seconda partecipazione a questa disciplina, i 60 metri piani, in un campionato europeo indoor. Sono molto felice di essere qui a Istanbul, non solo perché vedrò un paese che non conosco e che non ho mai visto prima, ma anche perché sono molto emozionata di gareggiare venerdì. E il 60 metri non è la mia distanza abituale, sono più una da 200-100 metri, ma ovviamente è sempre un onore essere convocato in nazionale e di gareggiare appunto per la propria squadra. Il mio obiettivo sarà cercare di riconfermarmi sui tempi dell'anno e perché no migliorarmi e agguantare eventualmente una semifinale se un po' di pizzico di fortuna sarà dalla mia parte, quindi non mi pongo limiti effettivamente, vedrò quello che viene e dita incrociate per me. E adesso il calcio. Durante la trasmissione Fuori Campo, l'attaccante del San Donato Tavarnelle Federico Russo è intervenuto per parlare della partita di domenica contro il Siena. Sentiamo. È già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato per il Siena. Archiviato il pareggio contro la Recanatese, il terzo consecutivo, i bianconeri hanno nel mirino il San Donato Tavarnelle, squadra che affronteranno in trasferta domenica 5 febbraio alle 14.30. Il Siena dovrà fare a meno di Crescenzi, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il San Donato Tavarnelle è reduce da una vittoria contro il Pontedera e da 5 risultati utili consecutivi e venderà cara la pelle, come detto dall'attaccante Federico Russo. Siena è una grande squadra, allenata da un grande allenatore, gioca molto bene, è una squadra forte. Speriamo di fargli lo sgambetto. Il grande ex della partita è Francesco Di Santo, che ha vestito la maglia del San Donato Tavarnelle per 2 stagioni. Un
un amico, abbiamo giocato anche insieme 2 mesi perché poi è venuto il Covid. È un grandissimo giocatore, ha qualità e lo sta dimostrando già dall'anno scorso, faceva la differenza e quest'anno si è riconfermato tale. E chiudiamo con il volley. Serve l'impresa per la Emma Villa Sobei Siena nelle prossime 2 gare di campionato contro Verona e Monza. 2 vittorie per scongiurare la retrocessione e mettere in campo prestazioni memorabili. È quello che chiede il presidente Gianmarco Bisogno. Lo sentiamo nel servizio di Lorenzo Agnelli. La Emma Villa Sobei Siena si gioca il tutto per tutto in queste 2 prossime settimane. La sconfitta di sabato ha confermato l'importanza vitale che ricoprono i 2 ultimi appuntamenti di campionato in cui si determina una stagione intera di Superlega. Quelle contro Verona in casa e Monza in trasferta saranno le occasioni da sfruttare per poter ancora sperare nella permanenza nella massima serie. Questo lo sa bene il presidente bianco-blu Gianmarco Bisogno, che torna a parlare per incitare i ragazzi e lo staff in questo percorso senza via d'uscita. Noi abbiamo e dobbiamo avere l'obbligo di mettere in campo una prestazione di quelle memorabili, perché, ripeto, la squadra ha tutte le possibilità di fare una prestazione di un certo tipo. Questo vale anche per gli allenatori, devono avere concentrazione, devono essere tranquilli, devono essere freddi e gestire il gruppo senza tante invenzioni di nessun tipo. Oggi serve linearità, serenità e soprattutto una concentrazione importante. I numeri non contano, ora conta solamente andare in campo a vincere. Noi sappiamo che vincendo tutte e 2 le partite siamo quasi sicuramente salvi. Se chiaramente le perdiamo tutte e 2, siamo retrocessi. Oramai siamo diciamo in un imbuto dove non c'è tante uscite, non c'è più grandi possibilità. Serve un atteggiamento molto grintoso, molto competitivo anche la domenica quando c'è la partita da parte dei giocatori. E sul futuro il numero 1 della società senese non si sbilancia, ma non nasconde l'amarezza riguardo all'ennesima stagione che viene decisa solo all'ultima giornata, quando i più interessanti movimenti di mercato per il campionato successivo sono già stati definiti. Il futuro ci pensi dal momento in cui hai certezze di quello che farai l'anno successivo, perché se l'anno successivo fai la 2 è un conto, se fai la 1 è un altro. È ovvio che noi più andiamo a mandarla per le lunghe questa faccenda e poi arriviamo secondi anche nel mercato per l'ennesima volta. Già è successo 4 anni fa, è successo quest'anno, quindi noi dobbiamo sapere che categoria fare e una volta che c'è la categoria definita potremo muoverci per fare quello che devi fare per fare il campionato che è giusto come obiettivo che ci porremo. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo come di consueto e alle 21.30 come ogni martedì ci troveremo di nuovo insieme con il nostro format in diretta. Questa sera parleremo di guerra perché lo scorso venerdì, il 24 di febbraio, ricorreva 1 anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Parleremo di questo con i nostri ospiti e poi alle 23.30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.